Meglio così che niente, quantomeno insomma, manifestiamo noi dirigenti con la speranza che al più presto si possa ripartire a fare lo sport vero, quello sui campi. Appunto, per voi è stata una stagione straordinaria, primo posto, aspettate solo la promozione. Eh beh sì, ce lo siamo già detti, mancavano 4 giornate alla fine, le gare non erano tanto impegnative, quindi cioè, proprio noi pensiamo di meritarla, insomma, questa promozione in C1. Effetto fa tornare in C1 dopo qualche anno? Niente, ci siamo trovati bene a fare la C2, probabilmente è servito anche per far crescere tutta una serie di elementi che erano ancora giovani e adesso invece si sono consacrati e sono diventati insomma dei leader, quindi ritorniamo in C1 con la consapevolezza di avere diciamo un'ossatura importante per affrontare la categoria. Ti so dire perché la nostra disciplina è sempre un po' troppo bistrattata rispetto al grande calcio a 11. Noi ci metteremo il solito impegno, la solita passione e cercheremo di allargare anche il settore giovanile, sperando insomma che la struttura sia d'appoggio, insomma. Nicola, adesso quali sono gli obiettivi del settore giovanile del CUS? Sì, allora, beh, innanzitutto continueremo sulla strada dell'Under 17 e dell'Under 19, in particolare con l'Under 19 chiederemo di essere ammessi nella categoria Elite e stiamo buttando le basi per costruire l'Under 15 che manca da molto tempo il CUS Avellino e quindi creare un settore giovanile che possa garantire carburante per i prossimi anni alla prima squadra. CUS che ha sempre puntato sul settore giovanile. Sì, diciamo che il CUS ad oggi è quello che è grazie ai talenti del suo vivaio, Galeo da Fiore, Lombardi e così via, sono tutti prodotti interni. E difficilmente il CUS potrebbe andare avanti senza un settore giovanile ben organizzato, quindi è fondamentale per noi.